Ciao a tutti e bentornati nella mia stanza. Allora, spero che vi stia piacendo Stranger Things. Io sono arrivato alla terza puntata. Posso dire che mentre la seconda era quella di passaggio fra l'età dei bambini, fra l'età fanciullesca e l'età adulta, questa terza stagione mi sta piacendo sempre di più. E poi ci sono degli appunti, delle sensazioni d'occhio al cinema di fantascienza e al cinema horror veramente notevoli, veramente interessanti. Allora, questo preambolo per dirvi che il gioco di cui parleremo oggi è da molti considerato il gioco di ruolo ideale per giocare l'ambientazione di Stranger Things e le avventure di Stranger Things. Io non lo conoscevo questo gioco, devo ringraziare i ragazzi di Fumble GDR che hanno praticamente giocato negli anni, credo, due o tre sessioni di questo bellissimo gioco di ruolo, mi ci hanno fatto appassionare. Dopo la seconda sessione che ho visto, dopo la seconda one shot che ho visto, sono andato sul sito e mi sono comprato il PDF. Devo ammettere ad un costo abbastanza alto, perché il PDF è costato 23 euro, ma dato che non si riesce a trovare non si riesce ancora a trovare il gioco cartaceo, è stato un buon compromesso. Allora, questo gioco di ruolo è uscito nel 2017, ha vinto nello stesso anno 5 Annies, tra cui miglior gioco, miglior grafica interna e miglior gioco dell'anno, quindi un signor gioco, pubblicato dalla Modiphius Entertainment. Riprende le illustrazioni di, ve lo leggo per bene, dell'artista Simon Stalenhag. Il gioco è stato creato da Nils Hintz. Netflix o Sky o non mi ricordo quale piattaforma di streaming farà una serie TV basata sulle illustrazioni di Stalenhag, di questo autore che si è inventato l'Ucronia, che adesso andiamo a vedere. Vi faccio vedere la copertina in PDF, la copertina del manuale che mi sono stampato, sto parlando del bellissimo Tales from the Loop, Role Playing in the 80s that never was. Allora, questo è un cavolo di giocone. È il gioco ideale per giocare Stranger Things. Stranger Things, Stand By Me, i Goonies, quello che volete. Qui i personaggi sono... I protagonisti sono bambini di età compresa fra 10 e 15 anni che vivranno avventure misteriose e pericolose. Allora, procediamo con ordine. Sono, come ho detto, se non l'ho già detto lo dico adesso, 12 capitoli per un totale di 191 pagine. Gli ultimi... dal capitolo 8 al capitolo 12... dal capitolo 8 al capitolo 12 si parla di una lunghissima campagna che si intitola The Four Seasons of Mad Science. È una lunga campagna che dura un anno per giocare subito a Tales from the Loop. Allora, procediamo con ordine. Il capitolo 1 si intitola Welcome to the Loop, benvenuti nel loop, e descrive i principi per giocare un'avventura di Tales from the Loop. Allora, i principi sono i seguenti, sono sei, però devono essere tenuti a mente sia dal master sia dai giocatori. Allora, la tua città è piena di cose strane e fantastiche, la vita di tutti i giorni è noiosa e monotona, gli adulti sono fuori portata, la terra del loop è pericolosa ma i bambini non muoiono, la sessione è giocata scena dopo scena e il sesto punto è il mondo è descritto in maniera collaborativa. È importante ricordarsi questo perché Tales from the Loop fa esattamente come i giochi di nuova concezione, il mondo è creato in maniera collaborativa, o meglio,
lo vedremo nel capitolo dedicato al Game Master, ve lo anticipo, tutti partecipano alla costruzione della città, del mondo. Ci sono dei punti fissi che poi vedremo in seguito, che quelli il Master li ha già messi sul tavolo, però poi sta ai giocatori svilupparli come vogliono. Il secondo capitolo, che si intitola The Age of the Loop, parla di, descrive, è una cronologia, descrive come è cambiato il mondo grazie a tre grosse scoperte che sono avvenute fra la metà degli anni 50 e l'inizio e la fine degli anni 70. Allora, le tre grandi scoperte sono state praticamente: una è la scoperta dell'effetto magnetrin dagli scienziati dell'Unione Sovietica, quindi la possibilità di usare il magnetismo e l'elettromagnetismo per far viaggiare i veicoli, e quindi nell'emisfero settentrionale, perché per qualche motivo questo effetto magnetrin è più forte nell'emisfero settentrionale rispetto all'emisfero meridionale del mondo, ha dato la possibilità di far volare veicoli come grossi treni, come grossi mercantili, e vedremo più avanti anche una tecnologia utilizzata anche in ambito militare. Quindi questo è il primo evento. Il secondo è la costruzione degli acceleratori di particelle. Sono stati costruiti due acceleratori di particelle. Il primo fra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni e la fine degli anni 60 in Nevada, il primo acceleratore di particelle. Il secondo acceleratore di particelle è costruito nel 69 in Svezia, vicino Stoccolma. E l'ultimo evento più importante avviene alla fine degli anni 70 e i primi anni 80, quando la compagnia giapponese Iwasaka, nei suoi laboratori di Osaka, riesce a perfezionare la macchina autobilanciante, chiamata poi familiarmente i robot, che entreranno da quel momento nella vita di tutti i giorni. Cioè, il senso del meraviglioso è qui adesso cambiato, ma lo vedremo più avanti. Però ecco, questi sono gli eventi e sono descritti nel capitolo 2 di Age of the Loop. È descritto il modo di vita degli anni 80, che per noi che l'abbiamo vissuto è quello solito. C'è una lista di film che sono usciti, da Top Gun a Ghostbuster a Ritorno al Futuro, i giochi per computer, perché bene o male è vero effetto magnetrin, è vero acceleratore di particelle, ma tutti in casa continuano ad avere il sogno di ogni bambino in casa di avere il Commodore 64, quindi la vita è rimasta questa. Nel secondo capitolo, appunto, si parla del modo di vita degli anni 80 e di come si viveva nella Svezia degli anni 80, perché è il plot, è il setting principale del gioco. Il capitolo 3, vado veloce, perché il capitolo 3, che si intitola The US Loop, non fa altro che parlare del modo di vita in America degli anni 80 e del loop costruito a Boulder City in Nevada, vicino a Las Vegas, dove appunto viene costruito l'acceleratore di particelle americano. E qui viene spiegato come funziona, com'era il modo di vita americano. Il capitolo 4 è in assoluto uno dei tre capitoli centrali più importanti, perché nel capitolo 4 finalmente si parla dei protagonisti. Si intitola The Kids e qui si parla dei protagonisti. Viene descritto come creare il tuo protagonista. Si creano dei bambini, maschi o femmini che siano, non è importante, di età compresa fra i 10 e i 15 anni. Vedremo che è importante scegliere l'età per avere alcuni bonus. Allora, i personaggi possono essere, gli archetipi sono quelli che tutti abbiamo avuto a scuola in quegli anni. Sono il divoratore di libri, lo smanettone,
lo zotico, lo sportivo, ma usato con l'accezione negativa del termine, il popolare, il rocchettaro, il combinaguai e lo strambo. Una volta che si è scelto fra questi otto archetipi, fra questi otto personaggi, si procede con la distribuzione di punti fra gli attributi uguali alla tua età. Allora, gli attributi sono quattro, sono estremamente ampi come definizione, perché rientrano, dovrà essere un gioco semplice, quindi sono body, tech, heart e mind. Questi sono i quattro attributi in cui vengono distribuiti i punti dati dall'età, se non ricordo male. Distribuire 9 punti uguale all'età nelle tue quattro caratteristiche. Ogni caratteristica deve avere almeno un punto. Dopo aver dato le quattro caratteristiche, si determinano i punti fortuna. I punti fortuna sono fondamentali, lo vedremo più avanti quando si parlerà delle meccaniche. I punti fortuna sono dati da il punteggio di 15, il numero di punti fortuna da spendere, 15 meno la tua età. Questo perché, se ci pensate, più si diventa grandi, più si impara a conoscere le cose, più si sanno cose, meno incoscienza c'è, meno fortuna c'è. È importante tenere a mente questo, perché fra le cose da determinare si deve determinare anche il tuo compleanno. Quando passi il tuo compleanno, quando il gioco si sviluppa e si supera la data del tuo compleanno, tu guadagni un punto perché invecchi di un anno, da spendere negli attributi, perdi un punto fortuna perché sei cresciuto, e nel momento in cui arrivi ad avere 16 anni il gioco per te finisce, entri in quella che si chiama l'età adulta e quindi devi essere rimosso dal gioco perché hai altre cose a cui pensare. Allora, i punti fortuna sono 15 meno la tua età. Poi c'è da distribuire le abilità. Tutti hanno, al momento della creazione del personaggio, 10 punti da spendere nelle abilità come vogliono. Il punteggio massimo da dare nelle abilità è 1, tranne che nelle tre abilità, passatemi il termine, fra le tre abilità di classe, dove è possibile arrivare ad averne almeno 3, altrimenti il punteggio massimo è 1 in tutte le caratteristiche. Quindi vengono distribuiti questi punti. Una volta che abbiamo distribuito i punti, si va a determinare l'oggetto iconico del personaggio. Allora, è fondamentale entrare nell'ottica di come si gioca. L'oggetto iconico è un oggetto che è sempre, il personaggio ha sempre con sé, il bambino ha sempre con sé. Può essere un libro fantasy, può essere uno skateboard, può essere il cappello da baseball, cioè quello che il bambino vuole, il giocatore vuole. È importante che a livello narrativo il personaggio spieghi bene al master come fa l'oggetto iconico ad entrare in scena quando si parla del guaio, quando si parla della minaccia, quando si parla della pool di dadi da tirare che andremo a vedere. Perché se motiva il perché l'oggetto iconico interviene, il personaggio ha due dadi in più da tirare, e sono due dadi in più fissi, ok? L'oggetto iconico non può essere rotto, se verrà smarrito verrà ritrovato alla fine del mistero. Dopo aver parlato dell'oggetto iconico, il giocatore descrive al master, e lo scrive sulla scheda, qual è il suo problema. Il problema serve al master per far cominciare il guaio. Può essere cambiato da mistero a mistero, quindi da avventura a avventura, però il problema è quello, cioè quello che ti fa cominciare l'avventura. Supponiamo che un bambino scelga il problema che i suoi genitori stanno per divorziare, quindi durante l'ennesima litigata fra babbo e mamma lui decide di non essere presente in casa perché dà fastidio, esce, e il master, uscendo,
facendolo uscire narrativamente innesca il problema, perché magari vede qualcosa di strano e va a parlare con gli amici e comincia il guaio. Può essere cambiato di volta in volta. Scelto il problema, si sceglie la guida. La guida è quella che ti fa andare avanti man mano che il problema va avanti, il problema procede. Poi si sceglie l'orgoglio. L'orgoglio è il tuo pride, è la cosa che sai fare meglio, è la cosa che determina il fatto che tu non molli in quel momento. È importante scegliere bene l'orgoglio, perché una volta per mistero puoi invocare l'orgoglio, lo flag e poi non lo puoi più usare, per avere un successo automatico durante il tiro di dado. A quel punto, dopo che i personaggi hanno fatto singolarmente la creazione del personaggio, partono a lavorare insieme per determinare le due cose che i personaggi fanno insieme, scusatemi, la cosa che i personaggi creano insieme è il loro rifugio. Nel loro rifugio il master non può inserire guai, i PNG non possono entrare a meno che non siano invitati dai PG, quindi è veramente il classico seminterrato degli amici, casa abbandonata, è quello che i personaggi vogliono, ma la cosa importante lo creano in maniera collaborativa. Il capitolo successivo, quello dei kids, si intitola Trouble, cioè il guaio. Adesso si entra nelle meccaniche. Allora, come si gioca a Tales from the Loop? Quando il master chiede, fa cominciare un trouble, il giocatore sceglie come affrontarlo, con quale dei suoi quattro attributi decide di affrontarlo. A quel numero ci somma l'abilità correlata, se c'è, perché se non c'è non è che il giocatore non può tirare. Quindi si somma gli attributi, si somma l'abilità, si somma l'oggetto iconico, oppure se non c'è l'oggetto iconico ma c'è un altro oggetto che può servire ai personaggi, quell'oggetto dovrà un bonus variabile a parte del master da più 1 a più 3, si sceglie e si ottiene una pool di dadi da 6. Quei dadi da 6 vengono lanciati, ogni 6 è un successo. Ogni 6 è un successo. Se il tiro è andato male si può invocare la fortuna, quindi si depenna uno dei punti fortuna viene depennato e permette di ritirare i dadi falliti. I dadi che non hanno portato il successo. Questa è la fortuna. L'orgoglio, abbiamo detto che va giocato, e una volta che è stato giocato permette al personaggio di avere un successo automatico. I successi sono di tre, le abilità, i trouble sono di tre tipi. Una difficoltà normale prevede un successo, una cosa estremamente difficile prevede due successi, una cosa apparentemente impossibile prevede tre successi. I tirano sempre i giocatori. Questo viene adesso da Numenera, viene mutuato da Numenera e da tutti i giochi moderni. Il master non deve più tirare, tirano i giocatori. Quindi se per esempio il master cerca di ferirli o di attaccarli o di colpirli, loro dovranno schivare. Se il master cerca di intortarli con discorsi strani o cose del genere, loro dovranno tirare Mind o Earth per resistere. Quindi adesso è tutto nelle mani dei giocatori. Fatto il trouble, parlato del trouble, con le regole che sono finite, ci sono regole, l'altra regola in più è il fatto che i bambini possono aiutarsi l'un l'altro, quindi guardano la pool di dadi prima di tirare, se c'è qualcuno che ha una pool più alta, l'altro giocatore può non tirare per dirgli lo aiuto e gli dà un dado in più. Ma il gioco è tutto di narrazione, di raccontare il mistero. Vi porto un esempio. Investigare è mind.
Quindi io tirerò Mind più Investigate, l'abilità per trovare oggetti nascosti, per scoprire bugie, break puzzle o survey a place or a situation, e puoi, se riesci in un tiro di investigare, rispondere a due delle domande che sono qui, perché se non è necessario non si tira. Qui continua a insistere, se non è necessario non si tira. La storia deve andare avanti, il gioco deve andare avanti. Finito di parlare dei trouble, ci si avvia alla fine, praticamente. Si parla del capitolo 6, è dedicato al mistero, quindi è dedicato solo al master. È un capitolo interessante perché serve al master per capire come fare a scrivere un mistero che abbia uno sviluppo per certi versi cinematografico, per certi versi una plot. Cioè, la cosa fondamentale da capirsi è che io descrivo il mistero, faccio giocare ai personaggi scena dopo scena il mistero. All'inizio dell'avventura ogni bambino avrà una scena dedicata in cui entra il suo personaggio, ma io come master non farò mai giocare ai personaggi la vita di tutti i giorni, perché abbiamo detto nel punto 2 dei principi del loop all'inizio nel capitolo 1 che la vita di tutti i giorni è noiosa e monotona. Quindi il litigio con la mamma la mattina per andare a scuola lo posso far giocare come scena d'apertura, ma non lo farò giocare tutti i santi giorni, o lo farò giocare se in quel momento serve è costruttivo per qualcosa all'interno dell'avventura, allora a quel punto lo farò giocare, altrimenti no. Capitolo molto interessante, spiega appunto come unire il mistero con la vita di tutti i giorni. Lo consiglio anche per chi non ha intenzione di giocare a Tales from the Loop, ma avrà intenzione di fare una storia di mistero investigativa. Ci sono delle illustrazioni meravigliose che non vi faccio vedere, perché già questa è carta brutta, non è la carta patinata del manuale, è in bianco e nero, quindi ha poco senso. Il penultimo capitolo che noi andremo a trattare, di cui parliamo oggi, è il capitolo 7, è The Mystery Landscape, cioè come il master prepara il palcoscenico per i giocatori. Prepara il palcoscenico per i giocatori per cominciare a descrivere l'avventura. Quindi dirò che nella città c'è una biblioteca, ma non descriverò la biblioteca nei minimi dettagli, lascerò che siano i giocatori a descriverla. Descriverò The Dream Shop, descriverò il loro posto preferito, ma non dirò ogni scaffale del loro posto preferito, farò in modo che siano loro a dirmelo. È un gioco, anche questo, per giocatori propositivi, non per quelli che io ho visto in alcune fiere o in alcune demo, che stanno al tavolo, fermi, zitti, guardano l'orologio, spippano sul telefono e tirano il dado. Qui tutti devono partecipare. Ci sono descritti alcuni PNG. È veramente un gioco per giocatori propositivi, più degli altri. I bambini, dopo tutto, io ne ho due in casa e effettivamente sono abbastanza casinisti. Il finale è appunto dal capitolo 8 al capitolo 12, parla del The Four Season of the Mad Science. È una lunga campagna. Allora, che dirvi di più? Vi faccio vedere la scheda, che è meravigliosa. La scheda di Tales from the Loop è questa. Non ci sono le ferite, ma ci sono delle condizioni che i giocatori, quando falliscono il tiro, possono decidere quale condizioni subire, quando finiscono il trouble. E le condizioni sono upset, vuol dire arrabbiato, scared, vuol dire spaventato, exhausted, esausto, injured, ferito e broken, spezzato. Ogni condizione dà ai giocatori un meno 1 al tiro di dado. Come si risolve la condizione? Facendo giocare ai personaggi l'incontro con l'ancora. L'ancora può essere il babbo che sta a guardare la TV, il bambino si mette accanto triste e loro gli dicono: ok, che cosa è successo? Sono arrabbiato per questo, questo e quest'altro. Parlando,
l'ancora tranquillizza il bambino e fa cancellare le condizioni. Le condizioni danno meno 1 al dado e sono cumulative. Quando arrivi a broken, spezzato, vuol dire che è successo veramente qualcosa di brutto, per cui il personaggio non può più andare avanti e fallisce automaticamente tutti i tiri. Allora, fa un caldo terrificante. Ha piovuto, ma secondo me ha fatto peggio che meglio. Io adesso mi vado a buttare in doccia, a voi non interessa nulla. Le mie considerazioni sono: comprate Tales from the Loop perché è un cavolo di giocone. Nell'info box qui sotto vi metto il link al sito dove poterlo acquistare, dove poter scaricare il PDF delle regole. E stasera spero di finirmi di vedere Stranger Things. Ciao e alla prossima.